Buonasera a tutti, sono il vice sindaco di Casal Pusterlengo. Prima di passare la parola a chi mi sostituirà nella presentazione della sfilata, perché come amministratori siamo in campagna elettorale, volevo inizialmente ringraziare il gruppo sfilata Ciak si gira nella persona di Cesira e di Giuliano. Grazie a tutti, a loro perché hanno organizzato questa bellissima sfilata che ci porterà indietro nel tempo. Ora passo la parola al presentatore Marco Minoia. Grazie a tutti, grazie anche per l'applauso. Sono il valletto della Luisa questa sera. Ancora buonasera, ovviamente prima di partire per quella che sarà una serata sicuramente molto bella e impegnativa, ovviamente va ringraziato chi ha consentito lo svolgimento di questa iniziativa, quindi gli sponsor che hanno supportato la manifestazione, che questa sera sono la Conciature Patrizia di Casal Pusterlengo, l'Autofficina Fratelli Pagani di Cavacurta, il Colorificio Fratelli Facchini di Somaglia, El Barbé di Umberto e Tiziano di Casal Pusterlengo, Marco Pietta, Lavori Edili di Terranova dei Passerini, la Mariani SRL di Mario Facchi, il Penny Lane di Casal Pusterlengo, il Plaza Caffè di Casal Pusterlengo, lo Stube sempre di Casal Pusterlengo e Tinteggiature e Tappezzerie delle Donne Massimo di Brembio. Prima dello svolgimento della sfilata delle nostre modelle, avremo la possibilità di assistere a uno spettacolo di danza che sarà ovviamente tenuto da Ivano e Rebecca della scuola di ballo Old Dance School di Castiglione d'Adda. Vale la pena ricordare che questa scuola, la Old Dance School, inaugurerà la nuova sede il 14 settembre 2014, sempre a Castiglione, in via 25 aprile numero 7, in una nuova area attrezzata di 1000 metri quadrati. Ovviamente tutti sarete invitati alla inaugurazione. E vi ricordiamo che questa scuola ha parecchi corsi in programma, tra cui il ballo liscio e di sala, le danze standard, le danze caraibiche, il boogie boogie, il country, il tango argentino, la danza del ventre, i balli medievali, i balli di gruppo. Ovviamente si terranno anche corsi di fitness, pilates, zumba e gag. Per i bambini inoltre sono previsti corsi di danza classica, di contemporanea, hip hop, danza moderna e break dance. A questo punto io farei un caloroso applauso ai nostri ballerini Ivano e Rebecca per il loro spettacolo e diamo il via alla manifestazione. Grazie a tutti, buona serata.
non scappatemi, perché bravissimi questi ballerini, perché ballare con anche il sottofondo delle campane sicuramente non è facile, avrei scommesso. Per cui io chiedo per loro un ulteriore applauso. Un applauso invece mi chiedono loro di farlo ai loro allievi del Centro Insieme, che mi dicono essere qua presenti numerosi, vedo alcune mani alzate, per cui facciamo anche a loro questo applauso. Bravissimi. Allora, abbiamo iniziato la manifestazione l'insegno dell'eleganza e della bellezza, per cui questa serata sarà proprio all'insegno di questa, soprattutto sarà l'insegna della moda e del rapporto della donna con la moda. In particolare, la moda può essere considerata come la storia di una civiltà in continuo sviluppo. Gli stilisti cercano di cogliere le nuove tendenze proponendo linee moderne che, condivise dalla maggioranza, diventano moda. L'abito indossato mostra l'appartenenza al livello sociale cui la donna appartiene, mettendone in risalto la personalità. Il binomio donna-abito è da sempre un intreccio indivisibile, orientato ad una reciproca e gradevole valorizzazione. Come avremo modo di osservare, la donna è come un camaleonte, che indossando, o meglio interpretando un abito, si trasforma completamente, assumendo, oltre che l'aspetto, anche lo spirito dell'epoca. Le nostre modelle, pur non essendo delle professioniste, sono la dimostrazione indiscutibile che fascino, eleganza e charme femminile non hanno età. La sfilata di questa sera degli abiti femminili da film che proponiamo si suddivide in tre importanti periodi: gli anni 50, gli anni 20 e 30 e la fine 800. Inizieremo tra poco con la sfilata relativa agli anni 50. La moda degli anni 50 segna un periodo di rinascita. Dopo anni di stenti e di fatica, durante i quali la donna aveva indossato abiti castigati e indumenti da lavoro, ci fu un incomprensibile desiderio di vestirsi in modo decisamente più femminile. In questi anni sono la televisione ed il cinema americani a dettare moda e ad influenzare gli usi e i costumi del vecchio continente, tanto che cominciano a convivere tra loro molti stili e codici di abbigliamento differenti. Ancora oggi i designer sfruttano e prendono a piene mani da quegli anni ricchi stimoli. Nelle collezioni che si susseguono di anno in anno, sulle passerelle dei maggiori stilisti, lo stile anni 50 ritorna ciclicamente. La serie di abiti che sfileranno tra poco rappresenta modelli eleganti da pomeriggio, cocktail e sera. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. You and I will fall in love. You and I will.
so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. We'll be right back.
some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call. Ooh.
A Saint-Tropez, la luna si resta con te. E va la twist, contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare a Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist, portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist, twist. La notte fatta per amare, ma per chi è solo come me, la notte fatta per soffrire e ricordare chi non c'è. Scendi giù dalle nuvole, no
per te. Basta che i bei giorni poi non ritornano. Non scherzare con l'amore mai più, mai più. Sapersi quanti amori sono finiti così, perché negarono fra tante lacrime per un capriccio. Ritorna quella bimba che sorrideva per me, è tanto semplice, è tanto facile volersi bene, amore. Son cose ridicole, tu distruggerai il mio amore per te. Basta che i bei giorni poi non ritornano. Non scherzare con l'amore mai più, mai più. Your love to me.
sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Roma, tu lo sai, e ricordi.
Direi che gli abiti sono sicuramente molto belli, ma io credo che un applauso vada fatto alle modelle, perché sfilare con un tacco 12 sul selciato e sui bolognini non deve essere facile, almeno io non sono un esperto. Qua da dietro sento, sì, bravo, bravo, dillo, perché deve essere molto, mi dico, non si sente ora, ok. Un tacco 12 non deve essere facile da portare su questo selciato. Dopo gli anni 50 passiamo agli anni 20, gli anni della dopoguerra, dopo la Grande Guerra. Quindi moda degli anni 20, dopo gli anni di privazioni e paure della guerra, gli anni dopo il 20 si aprono come una nuova epoca di benessere e ottimismo. La società è pervasa da un nuovo senso di libertà e speranza che porterà a chiamare questo decennio gli anni ruggenti. Sono in particolare le donne a rendere più evidente questa ricerca di libertà. La voglia sfrenata di dimenticare in fretta gli orrori della guerra e di divertirsi si traducono in una prorompente vitalità che si riflette soprattutto in un nuovo atteggiamento femminile. Le protagoniste di questi anni sono donne che interpretano diversamente il loro ruolo nella società, in netto contrasto con la tradizione. L'immagine della donna va così profondamente trasformandosi.
una donna anticonformista, che si allontana in maniera decisa dagli stereotipi convenzionali, che beve, fuma, balla e che soprattutto non si sente affatto inferiore all'uomo. È una donna che ha voglia di mostrarsi al mondo. Gli abiti ora sono semplici, pensati soprattutto per lasciare la maggior libertà possibile nei movimenti. Le linee sono diritte, i tessuti morbidi, la vita bassa e le gonne sempre più corte. I capelli per la prima volta vengono tagliati corti ed i cappelli sono delle piccole cloche calzate fino alle sopracciglia. La sera gli abiti, senza maniche e con spalline sottili, sono in tessuti leggeri e velati come chiffon, tulle, organza e seta, spesso impreziositi con perline e frange. Negli anni 20 in America il Charleston fu il capostipite di un nuovo tipo di modo di ballare, che rappresentava una rivoluzione dei vecchi schemi e portava nelle sale da ballo una musica ancora considerata da molti sconveniente, ma che si diffuse rapidamente anche in Europa. Signori, gli anni 20 e gli anni 30. Ancora non si dà, sempre più sveglio e più irrequieto, non si rassegna alla sua età. Oggi mi ha ricordato in gran segreto una signora di 30 anni fa. Nel 1919, vestita di voile e di chiffon, io l'ho incontrata non ricordo dove, nel corso pure a un ballo cotillon. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu, poi vi giurai d'amarvi eternamente. Non ricordo più, la vita mia è perduta se l'amore se ne va. Oggi il mio cuore che non
stare da fuori a sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo va. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove parche la montagna scende al mare. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un porto. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre nostro suo vicino. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta di un piano. Come pioveva, come pioveva. Anche gli anni 20 e 30 si sono conclusi. Le ragazze mi fanno un appunto, dicono che non applaudite abbastanza. Io chiedo un applauso di quelli giusti. Da dietro sento che approvano. Un applauso lo farei anche all'amico Bomi, perché ha dimostrato di essere un grande... è capace di accendere le sigarette. Notevole. Comunque, adesso passiamo all'Ottocento, quindi un'epoca completamente diversa, una moda completamente diversa. Nei primi anni dell'Ottocento, la moda femminile è caratterizzata da abiti larghi ed ingombranti, con una serie di accessori che modificano il corpo femminile. Negli anni a seguire, l'abbigliamento femminile subisce un lento ma graduale cambiamento in linea con la trasformazione del ruolo sociale della donna. In questo periodo vediamo dunque gli abiti che passano da una volumetria all'altra in base ai cambiamenti in atto nella società, con l'uso di apposite sottogonne, a volte che anche molto ingombranti, con corpetti rigidi e faticosi da indossare, che pian piano però vanno a scomparire. I cappelli sono voluminosi e decorati da fiori e nastri, in contrasto con i piccoli ombrelli parasole quasi minuscoli. I guanti, o meglio i mezzi guanti, sono molto diffusi ed indossati in ogni occasione, persino in casa. Solo le dame della nobiltà e dell'alta borghesia potevano permettersi di seguire la moda dell'epoca. La serie di abiti che presentiamo proviene da set di film e rappresentazioni teatrali ambientati nell'epoca appunto dell'Ottocento. Vi richiedo un grande applauso allora per le nostre ragazze. Tes bras
ton cœur. Mourir et renaître de bonheur. Nos joies. Mourir entre cet éternel amour, c'est toi. Ta robe blanche, et comment l'oublier? C'était un soir de fête, une jolie guinguette, tout le monde dansait. Sur le bord de la piste, tu semblais seul et triste, abandonné. J'ai posé ma main sur ta main. Et je t'ai demandé, voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? Voulez-vous danser, madame, je guiderai vos pas. Te rendait plus belle, faisait aussi tourner. Ta chevelure brune et un rayon de lune venaient la caresser. Tu étais si légère et ta robe claire semblait s'envoler. Et mon cœur, tout contre ton cœur, je t'ai demandé, voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? Voulez-vous danser, madame, je guiderai vos pas. Je vous ferai faire, madame, des tours et des tours.
chagrin qu'on croyait éteint. Le feu brûle dans ses cendres et peut bien reprendre au petit matin. Je sais que tous les navires dérivent et chavirent le cœur des marins, mais je n'imaginais pas que vivre sans toi c'est vivre. Je n'imaginais pas que vivre sans toi c'est vivre pour rien. Tu pars, tu me condamnes et j'ai mal quand tu me dis tous les bouquets se fanent, les fleurs du mal aussi. Tu ignores mes larmes, tu parles et me pas l'envie qui manque ce soir de te voir.
téléphoner.
jamais parlé. Nos chemins seulement se croisent. Et moi je n'ai que des regrets. Elle est tout pour moi, je ne suis rien pour elle. Elle m'ignore et moi je suis fou d'elle. Elle sait rien de moi, je connais tout d'elle. Elle ne voit même pas et moi je ne. En courant, à tous vos désirs,
nous répondrons toujours présents. Les femmes sont faites pour qu'on les aime, que davantage on les comprenne. Et dans ce domaine-là, c'est clair, nous avons bien des progrès à faire. Les femmes sont faites pour qu'on les aime. Siamo quasi giunti a conclusione della manifestazione. Dobbiamo dare qualche minuto alle ragazze per cambiarsi, perché l'ultima sfilata sarà il brindisi sulle note della Traviata con cui saluteranno tutti i presenti. Ovviamente adesso cederò la parola a Miss Giunta, Vice Sindaco, l'Assessore Braguti, che ovviamente porterà i saluti dell'amministrazione e i ringraziamenti di rito. Un applauso. Allora, prima ringrazio il mio sostituto Marco, che è stato brillantemente bravo a presentare la sfilata.
Allora, a nome dell'amministrazione comunale ringrazio la Proloco di Casal Pusterlengo, che c'è qui la Presidente Maria Peveralli, Rebecca Ivano della Scuola di Ballo Orsenti School di Castiglione d'Adda, Patrizia Conciature di Via Marsala per Trucco e Parrucco, scusate. Ecco, io chiamerei fuori, comincerei a chiamare fuori la Patrizia Conciature, Ivano e la come si chiama? Rebecca. Si sta cambiando, beh, non abbiamo più l'elegante Ivano di prima, la parrucchiera non esce, la signora Patrizia. Patri, esci? Un attimo, il gruppo Sfilata, Chuck si gira di Terranova dei Passerini. Prima di presentare tutte le ragazze, le splendide modelle per un giorno, vorrei qui la signora Cesira. Allora, la signora Cesira, che racconta come mai ha questi abiti? Abbiamo iniziato con mio cognato che commercializzava questi abiti nel 90, poi improvvisamente è morto e mi ha lasciato questa eredità. Per non farli consumare li ho ristrutturati tutti, li ho accessoriati e poi ci siamo detti con un gruppo di amici perché non farli vedere, che sono così belli, e quindi abbiamo iniziato per passione a fare qualche sfilata, insomma, non da professionisti ma da dilettanti, però ce la mettiamo tutta, ecco. Allora, ringraziamo la signora Cesira per questa passione, perché se avete notato ha abbellito con guanti, cappellini, tutti quelli che sono gli accessori di Pizzo dell'epoca. Quindi questa sfilata la dedichiamo a Daniele, al fratello di suo marito. Grazie. Allora, ecco la Patrizia, la parrucchiera che ha pattinato tutte le ragazze e le signore. Ricordo Patrizia Conciature di Via Marsala per Trucco e Parrucco. Non ci ha provato, Minoia voleva mettere una parrucca ma non ce l'ha fatta. Prego. Allora, adesso vi nomino tutte le ragazze che hanno sfilato per un giorno. Arianna, Chiara, Eleonora, Federica, Giulia, Ivana, Lidia, Lisa, Rebecca, Stefania, Stella. E tutte le splendide collaboratrici che sotto i gazebi hanno aiutato tutti a vestirsi e a pettinarsi e a truccarsi. E grazie a tutti voi che siete presenti a questa sfilata. Ancora Arianna, Chiara, Eleonora, Federica, Giulia, Ivana, Lidia, Lisa, Rebecca, Stefania e Stella. Oh!
chiamiamo fuori anche le collaboratrici una a una, vi chiedo, prego, ma come no, tutte le persone che hanno collaborato. Vai. Oh, la Patti, la signora. Anche perché dietro c'è tanta gente che ha lavorato, ha collaborato, tutti i volontari. Un applauso forte. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Un applauso caloroso. Bravissime ancora tutte. Sappiate che è una settimana che ci stanno lavorando a questa sfilata, tra acconciature, adattamenti, cucito, più ne ha più ne metta. Tante ore spese dietro senza essere mostrati. Grazie ancora a tutti quanti e a tutti buona serata.